mette dove tengo io la posta. Si sente? Si sente? Buonasera. Buonasera a tutti. Vicino alla mia posta. Buonasera. Prendiamo posto lentamente. Siamo ancora in attesa delle persone invitate e quindi prendiamo qualche altro minuto, possibilmente. Buonasera. Buonasera, ingegnere. Oh, Patrizio. 10 online. 10 online. Allora, buonasera a tutti. Vediamo con molto piacere tanta presenza e questo incontro sollecitato dall'Assemblea Cittadina questa sera vorrebbe trattare unicamente la problematica della ricostruzione pesante che voi come me come tutti sapete in che condizioni si trova. E il primo ad illustrarla chiaramente per sommi capi è il nostro amico che si è informato per cercare di chiarire o di presentare le poche o tante problematiche che ci sono, l'ingegnere Iginio Tironi. Poi dopo la sua presentazione dovrebbero relazionarci sulle problematiche le persone che abbiamo invitato e nell'ordine io li presenterò, però effettivamente non so quanti siano attualmente presenti, comunque casomai cambieremo l'ordine delle presentazioni. Allora, noi da parte nostra abbiamo rivolto l'invito all'ingegnere Gianfranco Ruggeri e al professor Antonello Salvatori che ci relazioneranno in merito al valore della sicurezza. All'ingegnere Paolo De Santis in qualità di rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, all'architetto Gian Lorenzo Conti come rappresentante degli ordini degli architetti, all'architetto Gaetano Fontana, all'assessore Piero Di Stefano dell'urbanistica dell'Aquila, al sindaco naturalmente della città dell'Aquila Massimo Cialente, al presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi. E il tempo a disposizione per i vari interventi vorremmo che fosse abbastanza limitato per permettere a tutti di intervenire, ma soprattutto ai cittadini con le varie domande, perché il scopo fondamentale del nostro incontro è, oltre ascoltare i vari relatori, però sentire quali sono le problematiche del nostro vivere da noi stessi cittadini. Chiaramente quindi il tempo a disposizione per i relatori cercheremo di farlo essere non più di una decina di minuti. Per quanto riguarda poi gli interventi che prenderò io, di chi vuole intervenire, a questo proposito io pregherei di evitare le polemiche, questo non me ne voglia nessuno perché tutti stiamo nelle stesse condizioni, ma la nostra richiesta è finalizzata a far sì che si possa procedere con correttezza in questa assemblea senza cercare né accusare nessuno. Questo per arrivare comunque, non dico a risolvere il possibile, ma almeno ad avere qualche chiarimento in più sui dubbi che ormai ci assillano tutti. Tengo a precisare un'altra cosa, questo è solo uno dei primi, il primo incontro che noi vorremmo si facesse sulla ricostruzione, e questa è sulla ricostruzione pesante che riguarderà quindi tutta la ricostruzione pesante, ma oggi soprattutto quella che sarebbe potuta partire oppure che potrebbe essere in procinto di partire, che è quella della periferia. Naturalmente noi abbiamo anche particolarmente a cuore la ricostruzione che riguarda il centro storico e voi tutti sapete con quante problematicità, cioè il discorso dell'asse, il discorso dei consorzi. Comunque tutto questo noi lo vorremmo fare oggetto di una prossima assemblea e di un prossimo incontro. Quindi io do la parola al nostro amico che ci aiuterà a iniziare. Prego. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. L'Assemblea Cittadina ha organizzato una serie di incontri, questo è il primo dei vari incontri che faremo,
Questi incontri sono a titolo assolutamente informativo. Noi vogliamo rendere edotta la cittadinanza delle iniziative che abbiamo fino adesso fatto, ma in particolare di quello che ci riguarda, in particolare appunto la ricostruzione. Quest'oggi parleremo della ricostruzione pesante, cioè degli edifici classificati E, in particolare fuori dal centro storico. Fuori dal centro storico, perché rimanderemo a un incontro che faremo tra 15 giorni per parlare più approfonditamente del centro storico. Capite bene che la ricostruzione pesante per il centro storico è fondamentale, ma non è partita neanche la ricostruzione delle case A e B del centro storico, quindi non riguarda solo la ricostruzione pesante. Lascio subito la parola a Maria Giulia, che introdurrà ciascuna persona che abbiamo invitato agli interventi, in modo tale che possiamo dedicare tutto il tempo possibile a questo intervento. Grazie mille di essere intervenuti. Grazie, io prima di introdurre il primo relatore volevo comunque scusarci con voi se non avremo una grande professionalità, ma noi facciamo altre cose nella vita e abbiamo anche, io parlo per me in particolare, una certa riservatezza anche a parlare in pubblico, anche di cose molto più grandi di noi, per cui se potremo sicuramente non apparire all'altezza, non ce ne vogliate, lo facciamo nell'interesse comune di tutta la città. Ed ora io vorrei passare, grazie, in ordine io ho l'ingegnere Gianfranco Ruggeri sul valore della sicurezza, prego. Grazie. Allora, 10 minuti, un quarto d'ora, quanto fa? 10 minuti per parlare di una cosa che vorrei per almeno 10 ore. Il valore della sicurezza, io cercherò di essere non polemico, non diciamo propositivo, quindi dare quelli che sono le regole attuali delle progettazioni e spunti di riflessione su quelli che sono i problemi che ci stanno creando diciamo le normative in alcuni casi poco chiare, sia per noi che per la parte pubblica, perché la difficoltà del progettista è la stessa difficoltà della parte pubblica, non è che sia in difficoltà solo da una parte o dall'altra. Come vengono impostati i progetti di riparazione ovvero di ricostruzione di un edificio? Le due cose si intrecciano, cioè la ricostruzione passa per una impossibilità alla riparazione, tranne il caso in cui l'edificio sia materialmente crollato oppure abbia un danno rilevante, quindi si parla di un 50% degli elementi portanti del piano, di un piano, oppure del 25% nel caso di una muratura che sia crollata. Un edificio di periferia, quindi un edificio, un condominio, ha una estensione superficiale ben definita da una superficie lorda complessiva coperta che viene indicata dalle ordinanze. A questa superficie lorda complessiva coperta bisogna riferirsi per quantificare la somma a disposizione per fare l'intervento di adeguamento antisismico. Quindi non miglioramento, adeguamento, la differenza è sostanziale, l'adeguamento è portare un edificio vecchio alle stesse capacità prestazionali di un edificio nuovo, quindi è portarsi al 100% rispetto dell'attuale normativa, un adeguamento, quindi è una pienezza, un miglioramento è avvicinarsi e le ordinanze ci dicono che dobbiamo stare tra il 60% e l'80%. Il plafond che viene messo a disposizione per stare in questa, per poter fare questa rilevazione, è di un massimo di 400 euro elevabili a 600 euro in alcuni casi, adesso vediamo quali. Quindi noi quando siamo in una superficie coperta di, faccio numeri, 3.000 metri quadrati, abbiamo 400 per 3.000, 1.200.000 euro per procedere al miglioramento sismico. Dopodiché c'è un'altra componente che si va a intrecciare sui progetti, che è quella della riparazione del danno, che non ha limite, teoricamente non ha limite, perché poi c'è il limite di convenienza, che per un edificio categoria E si aggira intorno ai 400-450 euro al metro quadrato. A queste cifre poi vanno aggiunte diciamo somme che si sono aggiunte strada facendo, che sono l'adeguamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche, e quindi sono state date altre somme
130 euro al metro quadrato per il miglioramento energetico e delle cifre che variano in maniera legata alla tipologia dell'edificio, quindi al numero di piani, per l'adeguamento della barriera dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Ora tutte queste quattro, sono quattro componenti alla fine, quindi il danno, il adeguamento energetico, adeguamento alle delle barriere architettoniche e miglioramento sismico. Sono quattro componenti che ci danno la cifra complessiva che dobbiamo raggiungere per riparare un edificio. Come si calcola il limite di convenienza e perché questo discorso di andare su questi limiti di convenienza per far capire poi l'incidenza che c'è sulla sicurezza e quindi i problemi che stiamo avendo? Il plafond del 1.200.000 euro per il miglioramento sismico riferito a quell'edificio fatto, come vi ho detto, quindi 3.000 metri quadrati, è un plafond, virgolette, teorico, nel senso che deve essere riscontrato con tutti gli altri parametri. Cioè, se io ho un danno di 400 euro al metro quadrato, 130 euro al metro quadrato per il miglioramento e poi ho altri circa 50-60 euro al metro quadrato più o meno quelli all'incidenza per un abbattimento delle barriere architettoniche, io sto attestato sull'ordine di 1.100-1.200 euro al metro quadrato complessivo per fare una riparazione di un edificio e vero, quindi con notevole danno anche strutturale. Ora, che cosa accade? A volte non si riesce a raggiungere la soglia minima al 60%, quindi la legge, le ordinanze ci consentono un innalzamento del plafond da 400 a 600 euro al metro quadrato. Quindi il 1.200.000 diventa il 1.800.000, quindi sale la disponibilità, però è sempre legata al raggiungimento del limite di convenienza, perché se si supera il limite di convenienza si va verso l'abbattimento. Le ordinanze, spunto di riflessione, eccone uno, le ordinanze stabiliscono che questo aumento viene reso automaticamente quando ci sono delle ricorrenze. Le ricorrenze sono più di 5 piani, un edificio con più di 5 piani, le linee guida dicono proprio questo, un edificio con più di 5 piani, virgola, ovvero con un edificio esclusivamente di muratura con solai e piani deformabili, ovvero un edificio con più di 5 piani in incidente armato che abbia avuto un danno su di un piano grave di più di 2/3. Quindi in questo caso si passa automaticamente ai 600 euro. Qua nasce il primo punto di contrasto tra noi progettisti e la parte pubblica, perché per noi gli automatismi danno tre casi, la casistica individua tre casi: uno, l'edificio con più di 5 piani, due, edifici in muratura con solai e piani deformabili, indipendentemente dal numero dei piani, e tre, un edificio che abbia un danno di più di 2/3 su un solo piano. Secondo la parte pubblica i casi sono due, cioè un edificio con più di 5 piani che sia in muratura e con solai e piani deformabili, oppure un edificio con più di 5 piani che abbia 2/3 di danno su un solo piano. Questa seconda ricorrenza, questa seconda interpretazione della norma non chiara, secondo noi è fortemente penalizzante, perché ci toglie la possibilità di entrare ai 600 euro al metro quadrato, perché di fatto all'Aquila edifici con più di 5 piani in muratura che abbiano solai deformabili non ce ne sono. Edifici che abbiano più di 5 piani che siano in cemento armato con un danno medio grave su più di 2/3 della struttura di un solo piano sono normali alla 3881, che ne prevede l'abbattimento per al 50%. Quindi secondo noi l'interpretazione è quella delle tre casistiche, perché è reale e ci dà disponibilità economica per intervenire, non è l'interpretazione che è stata resa dalla filiera nel corso della riunione fatta alla finanza del 28, mi sembra che era del mese passato, che lo stabilisce in queste due seconde evidenze, per le quali la ricorrenza è pressoché zero. Ora, che cosa accade? Come si intrecciano le somme? E come si viene ad abbassare drasticamente, perché noi abbiamo questo il timore, che ci sia un abbassamento di livello di sicurezza. Quando io vado a progettare il mio edificio, devo tener conto che ho detto di quattro fattori, di cui il primo è il danno, è una costante, il danno va riparato, non si può far entrare una famiglia in una casa che abbia pareti rotte, pavimenti rotti o quant'altro. Il secondo, e quindi è una costante. Il secondo parametro è l'adeguamento energetico, ci viene proposto come obbligo di legge, quindi essendo un obbligo di legge è una costante, è un invariante.
Il terzo legamento alle barriere architettoniche, anche quello di legge, alfa e invariante, resta una sola variabile in questo sistema di quattro termini, che è la sicurezza. Quindi io per stare dentro i termini di riparazione devo abbassare le soglie di sicurezza, che per noi insomma, è una cosa quantomeno discutibile. Ora, il parametro sicurezza, essendo l'unico che può essere toccato, ci porta a delle condizioni paradossali, nel senso che ci sono alcuni edifici riparabilissimi, perché i materiali sono buoni, perché il progetto è buono, che se parametrati alla superficie lorda rientrano tranquillamente nei parametri della riparazione, se parametrati alle superfici nette, ovvero convenzionali, perché le nette sapete già un lusso, perché nette significa senza i muri, ma convenzionali significa le utili senza i muri e le non residenziali, cioè le cantine, le soffitte, che defalcate di un 40%, significa il vano scala considerato praticamente una sola volta, perché con gli ultimi decreti quello è, cioè si viene considerato via su tutti i piani e poi ci si dice togliete l'incima di quella del piano, cioè tutto via di vano scala. Quindi ci sono una serie di cose che fanno divaricare questi due termini, la superficie lorda e la superficie netta. Che cosa accade? Quando io faccio il calcolo secondo la delibera regionale 615 che mi stabilisce il costo unitario per intervenire, mi viene una cifra dignitosa, 1.250 euro, è una buona cifra con la quale si può affrontare il progetto. Questa cifra viene moltiplicata però per avere l'importo complessivo per la riparazione, ovvero ricostruzione, per la superficie convenzionale, non per la superficie lorda, e quindi mi darà una somma pari, ipotesi, a 3 milioni di euro. Ma io non dovrò ricostruire la superficie convenzionale, bensì la lorda, per cui quando vado a dividere questi 3 milioni di euro con la superficie che è più grande, automaticamente il costo che era unitario di 1.200 euro al metro quadrato mi diventa magicamente 900, grosso modo stiamo su quei livelli sul cielo d'armato. Se ritorniamo alle equazioni di prima, 400 euro il miglioramento sì, 450 euro il danno, 130 il miglioramento, ci stiamo fuori, 4 e 4, 8, più 120 è 930, ci mettiamo l'adeguamento delle barriere architettoniche ed ecco che stiamo in condizioni di dover abbattere la pressoché totalità o almeno quelli seriamente danneggiati pur se riparabili, perché diciamo c'è una incongruenza nella equazione, perché si impostano i progetti sul lordo, si ottiene un contributo sul netto, si deve realizzare un lordo, quindi è chiaro che qualcosa non torna nell'equazione del Mario. E purtroppo in questa situazione l'unica variabile in gioco è proprio la sicurezza, che per noi dovrebbe essere quella preminente. Quindi noi riteniamo che forse sarebbe il caso magari di riflettere e dire che il terremoto non ha tolto i cappotti che non c'erano i fabbricati, non ha declassato le finestre che erano a tenuta termica e col terremoto sono diventate finestre ordinarie. Quindi che si consideri magari nelle riparazioni di ricostituire la situazione ante terremoto, quindi una riparazione finalizzata alla riparazione del danno e alla sicurezza. Dopodiché, se ci dobbiamo fare gli adeguamenti e c'è disponibilità da parte del proprietario, del condomino, del consorzio, si investe anche nel miglioramento energetico, ovvero nell'abbattimento delle barriere architettoniche. Se invece si vuole buttare tutto in un unico pentolone, chiaramente qualche problema torna. E il perché quindi queste pratiche vanno a rilento alla presentazione? Il problema è questo, il problema è che per stare nelle cifre o si accettano compromessi sulla sicurezza e quindi si abbassano i livelli di sicurezza delle progettazioni, oppure si deve così, cercare altre strade, quindi cercare coinvolgimenti economici da parte dei proprietari o da parte delle imprese che devono assorbire una loro parte. Posso avere il tempo? C'è ancora qualche minuto? No. Se non è chiaro, io diciamo la cosa fondamentale che volevo dire è questa, cioè noi riteniamo, parlo a nome almeno di un buon numero di gruppo di professionisti, sicuramente parlo a nome del mio presidente che ci sarà, non so se è in tendone o... Per noi una cosa che deve essere rinunciabile è la sicurezza e la messa in sicurezza. Già riteniamo non logico fare un miglioramento anziché un adeguamento, quindi non capiamo perché non si debba fare un adeguamento sismico quando la sicurezza dovrebbe essere la cosa che maggiormente crea. 309 persone sono morte
perché edifici non erano sicuri. L'ultima cosa, questa è importante per il centro storico, anche se sto un po' debordando l'argomento, c'è un'altra mina vacante che secondo noi è gravissima, che è l'ordinanza la 3917, la quale stabilisce che per gli edifici vincolati non si è tenuti nemmeno il raggiungimento della soglia minima del 60%. E questo, a parere mio, è una cosa che diciamo va rivista. Non è possibile pensare di entrare in una biblioteca e rischiare di non uscire perché potrebbe avvenire qualche cosa di rilevante. Grazie. Prima di passare all'altro relatore, se in merito all'intervento dell'ingegnere Ruggeri qualcuno ha delle domande, può cominciare anche a prenotarsi. Per la fine. Intanto può venire l'architetto Conti, rappresentanza dell'Ordine degli Architetti dell'Aquila. Buonasera, grazie a tutti, ringrazio questo comitato cittadino che ha organizzato questa cosa, perché mi sembra che veramente per la prima volta i cittadini possono essere messi nella condizione di conoscere la verità, perché qui di verità ce ne sono tante, ma è bene che qualcuno si faccia avanti e le dica fino in fondo. Quello che ha detto il collega Ruggeri poc'anzi corrisponde perfettamente alla realtà. Questa è una città che qualcuno ha deciso di non renderla sicura, e ve lo dico con tutta franchezza, dove qualcuno ha deciso che la sostituzione edilizia nella città dell'Aquila non si può fare e che gli edifici vanno adeguati o riparati in una maniera non al 100%. Ma dico io, se esiste una legge nazionale sulla sicurezza, sulla normativa sismica, che prevede che gli edifici devono essere adeguati dal punto di vista sismico, non si capisce perché qualche scienziato si è inventato il range tra 60 e 80. E tutto questo a noi non sta bene, perché a noi quello che preme maggiormente è proprio la sicurezza degli edifici. Le finiture possono essere anche di mattonelle da 10 euro al metro quadrato, ma noi dobbiamo pensare alla sicurezza degli edifici. Che quello che è successo il 6 aprile del 2009 è un fatto straordinario, ma che non è eccezionale nel termine della parola. Cioè, questa è la città più sismica d'Italia. Cioè, la città di Amiterno, Beltuinum, furono abbandonate, ed è dimostrato anche dagli archeologi oggi, a causa di grossi sisma. Oggi, quando noi andiamo a progettare, non progettiamo per noi, perché forse non avremo nella nostra generazione altre situazioni analoghe, ma noi mettiamo a repentaglio non solo la vita, ma anche l'aspetto civilistico dei nostri figli, dei nostri nipoti e così via. Questo a corollario di quello che ha detto Gianfranco Ruggeri poc'anzi. Quando noi abbiamo chiesto al commissario di poter superare il limite dei 400 e dei 600 metri quadrati, all'abitazione un po' eccessivo, e ci è stato risposto che questo già è previsto perché gli edifici vincolati possono andare al doppio del contributo e quelli di pregio possono andare al 60% della maggioranza. Cioè, noi abbiamo parlato di mele e ci hanno risposto pedere. Cioè, che nesso c'è tra questa risposta e quello che abbiamo chiesto noi? Noi stavamo parlando degli edifici fortemente danneggiati, quelli classificati E, al di fuori del centro storico, dove i nostri calcoli possono portare a delle operazioni di 5, 600, 700 euro al metro quadrato, cioè quello che noi riteniamo la centralità del progetto, cioè quello che noi andiamo a firmare, che ha un costo, che ha un costo al metro quadrato, e noi preferiamo privilegiare quel costo rispetto alle altre situazioni. Perché Gianfranco non ha detto che anche sul risparmio energetico i cittadini devono integrare, che quando andiamo a fare i calcoli dei limiti di convenienza bisogna integrare, perché 130 euro al metro quadrato non basta. Allora qui ci stanno dicendo che se non volete integrare il buono contributo dovete sopprimere l'aspetto sismico. È pazzesco, cioè pazzesco, è criminale, e questo noi non l'accettiamo. Mi è stato dato il compito di ripercorrere un po' l'iter burocratico delle pratiche, ma penso che anche questo sia un argomento che tutti conoscono: la famosa filiera, fintecnica per la parte amministrativa, poi Reluis per la parte tecnica, poi passa a Cineas per la parte economica e così via. Se ci sono integrazioni,
abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa col sindaco e i soggetti. L'integrazione può comportare un ritardo di 4-5 mesi sulla pratica, il che non è assolutamente concepibile, cioè qui le pratiche sono uscite anche dopo un anno e mezzo, sono uscite quelle B, figuriamoci quelle E che stiamo presentando. Poi mi piace soffermarmi sul discorso dei 17 punti della ricostruzione. Il 29 marzo noi abbiamo avuto un incontro con il commissario, con tutti i soggetti della ricostruzione, e il commissario ha detto: da domani questi 17 punti verranno sciolti con l'aiuto degli ordini, delle associazioni imprenditoriali, eccetera. Al giorno dopo noi ci siamo messi a lavorare. Bene, di questi 17 punti che noi abbiamo sviscerato, eccetera, non è stato accolto nemmeno uno. In sostanza, dei 17 punti ci è stato detto 10 non servono spiegazioni perché stanno all'interno delle varie ordinanze, delle varie circolari. Su 7 ci esprimiamo, ma sono, vi assicuro, sono tutte negative per la popolazione: il calcolo di convenienza economica delle scale, ma addirittura il decreto 57 dice che nei casi di situazioni imprevedibili che possono verificarsi durante i lavori, già la parola imprevedibile dice che non può essere previsto, quindi al di là delle indagini che si fanno, del rilievo eccetera, si possono verificare delle situazioni. Immaginiamo anche nel centro storico, uno va a intervenire sulle fondazioni di un palazzo e trova una costruzione alto medievale, una cosa che è una situazione imprevedibile. Bene, il buono contributo viene congelato, l'impresa e il direttore dei lavori vengono sollevati dall'incarico e viene istituita una commissione. Cioè, questo non avveniva nemmeno nella, non lo so, non mi voglio esprimere perché politicamente quindi stanno dicendo che le imprese aquilane, i progettisti aquilani sono dei ladri. Allora, che scattassero direttamente le manette se nasce un imprevisto su un cantiere, ditemi voi se questo è possibile. Il decreto 45, le commissioni di pregio eccetera, vogliono fare un'unica commissione provinciale, un'unica commissione dove si riunisce il comune dell'Aquila, il comune di Acciano, il comune di Bagliarico, ma sono tutti tentativi di imbottigliamento della situazione. Qui non c'è un cantiere aperto. Vi do l'ultimo report del comune dell'Aquila che il Ponte Cocco ci manda ogni settimana: stanno entrando 5 pratiche al giorno delle E, il che, se si ipotizzano 13-14 mila E, ci vogliono 8 anni per presentare i progetti. Perché? Perché gli ultimi decreti sono usciti 10 giorni fa, addirittura una settimana fa è uscita la nuova checklist e così via. Cioè, noi stiamo facendo sotto e sopra alla Guardia di Finanza ripigliarci i progetti e reintegrarli a seconda delle normative che escono, altrimenti poi quella sul risparmio energetico, si perdevano i contributi, ripiglia il progetto, riportano e così via. E questo non vuole essere assolutamente un alibi, vi assicuro, per le professionalità aquilane, sono 2 anni che stanno lavorando, non stanno incassando niente, stanno ottemperando a tutte le scadenze e così via. Io ho lanciato un messaggio agli architetti che noi il 30 giugno consegneremo tutti i progetti, tutti, nelle more e nelle carenze normative. Quando i buoni signori della filiera poi però ci chiederanno l'integrazione o spiegazione sui progetti che abbiamo presentato, noi li trasferiremo al commissario e diciamo: rispondi tu che hai detto che sta tutto a posto. E quindi è soltanto un giro di cose. Ma noi il 30 giugno consegniamo i progetti, sappiatelo, e bacchettate anche i vostri progettisti, perché noi architetti ci siamo dati questa linea. Il 30 giugno li presenteremo tutti, ovviamente parliamo dell'E, del fuori del centro storico, non del centro storico. Ripeto, in carenza normativa e ci verranno chieste integrazioni, noi le gireremo tranquillamente all'architetto Fontana, che è tanto bravo, e al presidente Fontana e al presidente Chiodi, che integreranno loro stesso le pratiche. Ok? Su questa filiera anche, sindaco, ne stiamo parlando tanto, adesso abbiamo lanciato con il sindaco il progetto Mille Case per Natale, perché abbiamo detto, in una città che è un deserto, cioè non c'è una gru, non c'è un cantiere, facciamo partire almeno 1000 progetti, cioè che sono almeno quelli più semplici, le super B e così via. La filiera si è impegnata, lo verificheremo, che entro il 31 maggio usciranno 1000 buoni contributi e il 1 giugno partiranno 1000 cantieri. Ma se questo non avverrà, il 31 maggio sarà un fallimento totale,
e poi qualche provvedimento verrà preso. Io quello che dico è che i progettisti asseverano il loro progetto, lo timbrano, sono iscritti all'albo, si assumono tutte le responsabilità. Questi soggetti che controllano sono anonimi, che noi non siamo mai riusciti a capire chi è il nostro controllore, perché nessuno ce l'ha detto. Insistono che non ci deve essere detto, perché dicono che il responsabile del procedimento è il comune. Bene, il comune assuma una posizione forte. Se questi non rispettano i tempi che abbiamo detto, bisognerà prendere una decisione coraggiosa. E se proprio non si possono mandare a casa perché tutti devono campare, mandiamoli a controllare i cantieri, mandiamoli a verificare successivamente le pratiche, eccetera. Ma noi i progetti li dobbiamo presentare e devono essere approvati in tempi reali. In Umbria venivano approvati dopo un mese, senza indugi. Nel terremoto addirittura dell'84 che ho vissuto c'erano dei parametri a metro quadrato, tu stavi dentro del parametro, depositavi il progetto al comune senza depositarlo al genio civile e tutto quanto il resto, e le opere sono partite. Qui ho l'impressione che qualcuno all'Aquila non ci voglia far partire, e questa è una cosa grave. Comunque, non voglio essere pessimista, andiamo avanti. Signora, sono i misteri della... Mi sembra che ci sia, può essere anche fantapolitica, però che ci può essere un disegno di diluire talmente nel tempo i finanziamenti, e quindi, mentre da una parte ci dicono se non spendete quello che avete non vi diamo l'altro, però quello che ci devono dare fanno in modo che non lo possiamo spendere, è un giochetto che insomma con i bambini dell'asilo lo capiscono. Grazie e viva l'Aquila! È stato invitato anche l'architetto Gaetano Fontana, però non credo, non c'è, va bene, andiamo avanti. Qualcuno può venire avanti, perché mi dicono che alla porta è impossibile entrare, con nostra grande gioia, devo dire. Andiamo avanti, assessore Piero Di Stefano. Qualcuno è stato mandato alla struttura tecnica di missione. Ha detto che mandavano un delegato. Chi è il delegato? C'è qualche delegato? C'è qualche delegato della struttura tecnica di missione? Se c'è, va bene. Alzi la mano. No, quindi possiamo procedere. Non c'è la maestra che parliamo. No, ma neanche nessun delegato di Chiodi è arrivato. Prendiamo atto che non ci sono e andiamo avanti. Passiamo. Prego. Buonasera, io devo dire, io mi ritrovo nelle parole precise di chi mi ha preceduto, l'ingegnere Tarchiletti, mi ritrovo nelle loro parole semplicemente per un fatto, perché è da tempo che ci misuriamo e ci confrontiamo sui provvedimenti che escono, sulla impossibilità di andare più spediti rispetto a quei provvedimenti e sul fatto che abbiamo una normativa, io la chiamo in continua evoluzione, che di fatto non fa altro che rallentare le cose, ripresentare pratiche, allungando complessivamente il processo. Io mi sono fatto un'idea su questo. Questo è il primo terremoto, e la posso dire come la penso, la madre di tutte le vergogne, è il primo terremoto che si fa partendo dalla scheda AEDES. AEDES è un acronimo. È la famosa scheda fatta nei primi giorni dopo il sisma. Analisi e danno nell'emergenza sismica. Per cui è una lotteria, perché se lì tu hai e puoi aspirare, vuol dire, al livello massimo di contribuzione per il recupero della casa. Se hai A, tu devi fare ricorsi, perché se la tua casa è maciullata ti davano 10.000 euro. E lì sta a fare ricorsi, finché gli fai capire che quella... probabilmente con 10.000 euro non ci recuperi un piffero. È il primo terremoto che si tratta in questo modo. Gli altri sismi non sono stati trattati in questo modo. La scheda, come dice un decreto, che è fatta in modo speditivo e sommario, serviva per dare un orientamento generale. E poi erano i progetti con il danno che avevano il finanziamento. Qui si sta, come dire, lesinando il centesimo. Un giorno ti do l'abbattimento delle barriere architettoniche,
un giorno di levo 2 metri quadri al pianerottolo, l'altro giorno di do il contenimento energetico, veramente sembra di giocare a una riffa a volte. E siccome le riunioni le facciamo in sera giorni, io capisco bene, però va detto che il signor qualcuno, non è certo il bene del comune, quando si parla di parte pubblica, diciamola fino in fondo, perché noi abbiamo ancora il sistema commissariale, trovo in altri luoghi il sistema commissariale si è fermato alla emergenza e la ricostruzione è stata restituita alle autorità locali, al sistema delle autorità locali, qui il sistema commissariale arriva come un'onda fino alla ricostruzione. Quindi scheda Aedes. E il paradosso lo viviamo ancora oggi, io derogo un po' dalle cose, perché io parto dal centro storico, ma lo faccio velocemente anche se poi verrà fatto ecco un'altra cosa. Ma per dire che il conflitto si sta giocando anche qui, non solo sulla periferia, ma si gioca anche qui il conflitto. Cosa abbiamo fatto noi come comune? Ci viene detto il presupposto piano di ricostruzione? Benissimo, si fa il piano di ricostruzione, a parte che il comma 5 bis dell'articolo 14 dice le linee di indirizzo strategico per il piano di ricostruzione, ma dice anche un'altra cosa: per favorire la ripresa socio-economica e per favorire il rientro delle popolazioni sfollate nelle loro abitazioni. Io credo che non si può stressare una popolazione intera con pianificazioni e contropianificazioni, laddove il piano regolatore già stabilisce le regole principali, quindi non c'è bisogno di alcuna variante. Lì, che è l'asse centrale, non c'è bisogno di alcuna variante, quei palazzi sono vincolati, non si possono trasformare. Cosa dovremmo fare di più? Se non dire ai cittadini quanto dispongono per poter intervenire nelle loro abitazioni e poter permettere quello che è il primo adempimento del legislatore, che chiede ai sindaci e non ad altri, ai sindaci, il facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nella propria casa. Noi abbiamo adottato questa linea perché l'abbiamo, un po' perché siamo convinti, un po' perché l'abbiamo percepita anche negli incontri che abbiamo fatto, perché gli incontri che facevamo con i cittadini, la prima cosa che ci veniva detto: quanto posso riparare casa mia? Beh, insomma, non è che si può passare anni per dargli una risposta. E non è che si può tirare la palla in un calcio d'angolo pensando che le risposte non possono arrivare. Il problema è che quando siamo arrivati a questo, poi sono uscite, come dire, tutte le contraddizioni di questo mondo. Allora, sulla ricostruzione del sangue fuori del centro storico hanno detto già gli altri. Il problema è quello: ad oggi sono state circa 3.000 pratiche, di queste 3.000 pratiche circa 800 hanno il contributo definitivo. Tutto quello che sta in mezzo è suscettibile di valutazione da parte della filiera. La filiera non è convenzionata col comune dell'Aquila, la filiera ha la convenzione col commissario per la ricostruzione. Quando noi abbiamo detto quello è un endoprocedimento che propedeutico al contributo che mette il sindaco, riportato in un'ordinanza, mandate le modifiche, dove, apro parentesi, è anche riportato i tempi, 30 giorni per avere la risposta, e se non arriva nei 30 giorni, penale, come esiste in tutti i contratti del mondo. Vai oltre, paghi la penale, non ti posso dare la stessa cosa di quello che prendi se tu, come dire, non rispetti i tempi, è impossibile. Bene, noi abbiamo mandato le nostre modifiche, non ce l'hanno accettate. Tutto quello che sta nel mezzo è frutto di queste modifiche commissariali che via via vengono, fino anche la certificazione, anzi il riassunto per limite di convenienza economica che deve essere fatto, altrimenti la pratica, come dice un decreto di marzo 2011, si blocca, il contributo definitivo non può essere emesso, il sindaco non può emettere il contributo definitivo se non c'è la valutazione del limite della soglia di convenienza economica. L'ha detto l'ingegnere Ruggeri, io non ci ritorno sopra, ha ragione, probabilmente si fanno valutazioni, come dire, con una visione secondo me miope, perché si parte con un limite di convenienza economica che riguarda il solo edificio, dimenticando che probabilmente ci sono edifici costruiti negli anni 90, 95, anche 2000, che hanno la parte strutturale integra, non c'è bisogno di trasformarla, che però se fai i calcoli, come diceva l'ingegnere Ruggeri, ti porta oltre, quindi fai prima a demolire tutto. Nessuno si è posto il problema vero di quando demolisci dove vanno a finire le macerie. Noi abbiamo a che fare con 4 milioni di metri cubi di macerie, tonnellate di macerie. Se va avanti così, noi triplicheremo. E siccome oggi il blocco sta anche lì, dove portiamo le macerie,
capite bene che questi provvedimenti fatti senza una riflessione organica e generale dove possono andare a parare. Limite di convenienza economica che si applica anche ai palazzi al centro. La 3917, che modifica la 3881, quando dice il 100% per i palazzi vincolati, fino al 60% per gli immobili di pregio, però, amici tecnici, diciamolo, è di X, perché quell'X ancora non lo dice nessuno. Quindi quando noi diciamo 100% di X o 60% di X, se non stabiliamo l'X non sappiamo quando avremo a disposizione per riparare un palazzo vincolato. Siccome si applica anche sui palazzi vincolati, sui palazzi al centro, limite di convenienza economica, se quella ordinanza non fosse uscita, il paradosso è che l'Aquila, per un semplice calcolo si fatto, per il limite di convenienza economica doveva essere tutta abbattuta, cioè quello che doveva fare il sisma lo doveva fare il limite di convenienza economica. Io vi ho dato il quadro, insomma, dell'isteria, delle norme con cui ci si muove. Io credo che quando un terremoto arriva a circa 100 ordinanze, ha ormai 60 decreti commissariali, ha non so quante circolari, e adesso c'è anche un'altra fonte del diritto che è le FAQ, perché quello non trovi, la trovi in una FAQ. Io sto, capisco i progettisti che dicono: ditemi come devo redigere un progetto. Se fosse stato qui il presidente Chiodi, che sfugge ai confronti, io sono stato ben lieto di confrontarmi con lui. No, perché è facile, come dire, fare un'ordinanza e chiedere 8 comunicatori per far vedere al mondo come ricostruisci l'Aquila e non confrontarti invece con tutta, come dire, bravo, il nostro sistema tecnico sul perché, bravo, non vanno avanti le cose. Io lo dico, ma non accetto che si dica ci sono i soldi, 1,4 miliardi di residui più un altro, e non li spendono. Beh, qui lo dicono gli ordini, o sono scemi quelli che li vogliono spendere, o ci fanno norme talmente gargogliate che spenderli diventa un triplo salto mortale. Io avrei voluto dire questo: ma tu che sei denutario della casa e che sei anche denutario delle norme, ma perché non fai norme un po' più spedite in modo che possiamo spendere e tu ci fai pure una bella figura col tuo governo? A chi lo chiedo se non si sa dove trovarlo? A chi dovremmo chiederlo se non si sa dove cercarlo? Allora i problemi con cui abbiamo a che fare sono questi. Il paradosso è che prima ci sollecitavano, dicevano al comune, il comune non cammina, adesso ci dicono frenate, non camminate troppo, perché quando abbiamo pubblicato l'asse centrale siamo andati per pubblicare gli esiti, le famose schede AEDES, non si riescono a ritrovare le schede AEDES di un intero aggregato per poterle pubblicare, tale che quell'aggregato può avere interamente il diritto e presentare il progetto. Non si trova. Beh, ho partecipato a una riunione SG, ho detto: bella, rifacciamo. Ho detto: siete pazzi, a 2 anni dal sisma ricominciamo dalle schede AEDES, cioè da 2 giorni, 2 anni, ricominciamo dal secondo giorno con le schede AEDES. Questa è, tipo, qui non usciamo più, questa è una follia. Qui vanno trovate norme che scavalcano tutta questa pazzia dove ci stiamo ficcando. E credo che le norme siano ben calate nelle proposte di legge che sono ferme al Parlamento, perché se noi non rimettiamo in piedi quali sono le certezze del diritto, ha voglia a dire piani e contropiani, sono luoghi vuoti, e in quel luogo vuoto non si può andare. Vi spiego il perché. Decreto 3 marzo 2010, in una settimana noi abbiamo fatto la perimetrazione per l'Aquila e per le frazioni. Ci è voluto 1,5 mesi per darci l'intesa a quella perimetrazione, approvata di consiglio, vi do le date, il consiglio l'ha approvata il 34/2010, la perimetrazione ha dato il suo assenso, l'abbiamo portata anche se non dovuto, però era giusto portarla. L'intesa è arrivata il 17 di giugno, l'intesa è una firma.
Beh, se gli aree di costruzione hanno bisogno dell'intesa per la rivelazione, c'è quello del 17 di giugno qua, è uno luogo dove ci si vuole portare, e io in quel luogo non ci voglio andare se prima non vedo partire i lavori nella mia città. Questa è la sfida che noi dobbiamo rilanciare, perché qualcuno ci dovrà spiegare perché si ingarbuglia il sistema, qualcuno ce lo deve spiegare il perché, e io voglio che non lo spieghino solo a me, vorrei tanto che lo spieghino alla città, perché comunque di quello che accadrà è alla città che dovremo complessivamente renderne conto. Grazie assessore. Vedo che nel frattempo è arrivato l'ingegnere De Santis, il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, che verrà a parlare. Io comunque colgo l'occasione per dire, dopo questi interventi, per dire sempre in maniera profana che l'assenza del Fontana è, diciamo, è una cosa che non va bene, perché poteva essere un... No, noi lo diciamo, lo rileviamo, ma come abbiamo introdotto all'inizio, continueremo la nostra assemblea in maniera pacata, civile, come noi siamo, e avremo intenzione comunque di continuare, perché noi vorremmo parlare sia con Fontana sia con Chiodi, perché noi come cittadini, come cittadinanza, abbiamo bisogno di loro e vogliamo sentirli, ma soprattutto vogliamo il contraddittorio sempre civile, perché noi da cittadini non facciamo altro, con i nostri limiti grandi, leggere ordinanze, stare dietro ai giornali, cercare di capire, però abbiamo sempre una grande confusione, perché siamo sempre soli, non abbiamo mai l'opportunità di sentire una persona e un'altra persona che in presenza della stessa dica il contrario, perché soltanto in questo modo noi possiamo chiarirci. Quindi è nostra intenzione insistere per la presenza di queste persone, che per noi e per la cittadinanza sono fondamentali, per cui se oggi non è stato possibile qui l'incontro, noi insisteremo e chiederemo agli stessi un luogo dove poter riproporre l'assemblea e dove ancora come oggi essere noi disponibili tutti in maniera civile e pacata a porre le stesse domande che avremmo voluto porre oggi e che non c'è stata l'opportunità di portare avanti. Quindi adesso passo la parola all'ingegnere, che vedo però occupato al telefono, però si libera, eccolo qui. Ma noi resisteremo, signora, sa cosa dico? Noi resisteremo, perché noi siamo dei sopravvissuti, signora, noi non siamo più quelli che eravamo prima del 6 di aprile, noi dovremmo resistere ed andare avanti, affrontare tutto per l'interesse della nostra città e degli altri posti. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ma motivi istituzionali, no? È sempre una corsa. Non ho sentito gli interventi, escluso quello di Piero Di Stefano, che mi ha preceduto. Parlare della scheda EDES ormai forse è quasi fritta. Io credo invece che bisogna un momento capire perché ci troviamo qua e perché la ricostruzione non parte. Signori, non bisogna andare molto lontani, il problema è uno solo. Quando giugno l'anno scorso è iniziato i primi contatti, anzi da febbraio, con la STM, è uscito fuori un problema che era quello appalti sì, appalti no. Sta qui il noccio della questione, non deve girare intorno agli altri problemi. Sta proprio qua, sta. A quel punto iniziarono a dire fino a 1 milione di euro, fino a 3.000, o massimo, scusa sindaco se è vero o non è vero. Tant'è vero che a quel punto io, come ordine, mi premonì e chiesi un parere legale di 18 pagine, in quale dimostrava che in questi terremoti, e su questo punto la protezione civile conveniva, chi lo sa perché veniva alzato questo sipario, era un indennizzo, non si era mai posto in nessun terremoto e bastava semplicemente
che la legge 39, il decreto 39 trasformato in decreto legge 77 venisse notificata alla UE. Era solo questo l'adempimento che doveva fare. In quel parere c'era anche scritto le procedure, perché è un avvocato di Valencia. Allora, oggi qual è il vero problema? Il vero problema è che si sta cercando di bloccare tutto, come forse si parlava qualche mese fa, i 20 comparti del centro, forse come anche all'esterno, per dire non siete capaci di fare la ricostruzione, arriviamo noi. Allora, è inutile andare a crearci ora tutti quanti altri cosi, decreti 60-100, sono solo un problema 60-100 decreti, e lo sono per una persona che è dentro, immagino per uno che non c'è dentro, tutte queste problematiche. Allora qui bisogna alzare un momento il tiro, nel senso di dire, fin quando ora va bene le assemblee, queste cose rimangono qui, qual è il livello istituzionale oltre le proposte di legge? Significa, signori, prendiamo lo stadio, prendiamo quello che vogliamo fare, qualunque cosa, invitiamo i big nazionali della politica e iniziamo a discutere di questi problemi, perché altrimenti non ne usciamo più. Il vero problema sta qua, perché giustamente Piero diceva tanti decreti, ma scusatemi, se dall'ordinanza per lei 3790 di luglio 2009 arriviamo all'ordinanza 3881 giugno 2010 e per arrivare alla delibera di giunta uscita il 9 agosto 2010 e pubblicata su Bura il 24 settembre 2010, e da quel momento, se non mi fossi attivato io lavorandoci notte e giorno per fare una lettera di 5 pagine in cui dicevo che non era applicabile quella delibera di giunta all'edilizia dell'Aquila, tutti zitti. E questo è il vero problema allora. Da quel momento si è iniziato a partire, si è arrivato al decreto 27 del 3 dicembre 2010, si è arrivato. Anche ora quello non è soddisfacente, ma tutti quanti gli altri problemi che abbiamo avuto, tutti gli altri decreti, se non ci fossero stati gli ordini collegi e qualche associazione, l'associazione sarebbe rimasta totalmente ferma. Allora, che facciamo a questo punto? Qual è la strategia? Perché se continuiamo di questo passo ci bloccheranno. Io credo che la filiera abbia, è una mia intuizione, nessuno mi può condannare per le intuizioni, l'ordine di bloccare le pratiche, altrimenti non si spiega questa situazione, perché non escono neanche le B++, vuole trattare come B. Allora, quindi significa che c'è proprio una volontà di bloccare, proprio per dimostrare che noi non siamo all'altezza di gestire la nostra ricostruzione. Allora, che dobbiamo fare, sindaco? Convochiamo un consiglio comunale, invitiamo da Bersani, da Berlusconi, da Letta, da Casini e tutti quanti, e invitiamo un'associazione a questo punto, perché altrimenti l'uscita, io non vedo ormai più uscite, perché se la protezione civile, dobbiamo dire anche questo, se noi abbiamo rimesso tanti abitanti della città, quei edifici classificati B e C, lo diamo alla protezione civile, non lo abbiamo al commissario, perché tutto quello è... diciamo protezione civile all'epoca dell'occupazione, sì, l'epoca dell'occupazione, no, io mi sono scontrato ferocemente con la protezione civile, chi non lo sa le mie risse con la protezione civile, però è frutto di quelli. Nel momento in cui è entrata la struttura commissariale è bloccata la ricostruzione, si è paralizzato tutto, quindi significa che ci sta un disegno sulla legge. Io altro non vi dico, perché ormai dire quel decreto, quell'altro decreto, credo che sia ormai fuori luogo. Qui bisogna effettivamente trovare una mobilitazione, perché la Nazione Italia si sensibilizzi a questo problema e si mobilizzi questo sistema messo ad arte proprio per bloccare la ricostruzione. Altro credo che in altre occasioni potremo ancora confrontarci sugli aspetti proprio specifici. Grazie. Ora chiamiamo il sindaco.
sindaco dell'Aquila. Un po' imbarazzato, praticamente. Buonasera. Io vi ringrazio, ma devo dire che sono un po' imbarazzato. Avevo un tema assegnato, se permettete, non perché parlare di futuro uno deve essere anche un po' carico, no? Qui mi sembra che la discussione sia un'altra. Allora, io pongo innanzitutto una questione di fondo. Nonostante magari leggendo sui giornali ogni volta che c'è una lettura, un po' sulla stampa, forse un po' di televisione, che qualsiasi cosa il comune faccia, in particolare il sindaco o Di Stefano, viene detto come uno scontro un po' strumentale con la regione, col commissario, con Fontana, quasi un gioco che nasconda chissà che cosa. Mi sembra che qui stasera si caratterizzi un comune denominatore che abbiamo, che siamo tutta gente che più tardi dormiremo in questa città rispetto a altri che dormono fuori. Questa è la verità. Allora, stasera emerge una cosa di base. Noi stiamo subendo un lunghissimo commissariamento. Lo ricordavo poco fa di Stefano. Io credo che sia in effetti la prima volta che dopo una tragedia per la quale c'è la necessità di un primo commissariamento, perché voglio dire 100.000 sfollati, 50.000 nelle tendopoli, gli altri, c'è un momento di emergenza acuta. Poi normalmente si torna alle istituzioni normali, no? La regione, la provincia, il comune e così via, che avviano la fase della ricostruzione secondo un minimo di legge. Noi in questo momento abbiamo, siamo attenti su questo punto. Abbiamo un commissario che decide tutto e c'è una struttura tecnica di missione che in questo momento decide tutto e che giustamente decide. Io ammetto che stasera Gaetano Fontana avesse qualcosa da fare, veramente tutti avevamo delle cose da fare, anche perché la telefonata è arrivata tardi, parecchi abbiamo annullato anche cose importanti, perché questa è una cosa, è un momento molto importante. Non è una delle solite assemblee, cade in un momento particolarmente difficile del processo della ricostruzione. Però ammettiamo che Fontana fosse particolarmente occupato. Però una persona stasera della struttura tecnica in missione ci doveva stare. E non è per una questione, stare attenti, di rispetto e così via, anche per gli altri che sono qui, no? Ma perché stasera è successa una cosa molto grave, secondo me. L'intervento dell'ingegner Ruggeri ha acceso un allarme rosso, perché è stata presa un po' così. Ma quando i progettisti, parla a nome dei progettisti, ci dicono, guardate, qui, poiché bene o male siamo costretti a mettere l'ascensore o un'altra cosa, magari il, come si chiama, il mantello, il cappotto, un'altra cosa, noi andremo a scapito della sicurezza. Beh, guardate, questo è un'affermazione che, insomma, no? Suscita un allarme gravissimo, anche perché non tanto per noi, no? Perché giustamente si dice, ma insomma, ciascuno di noi si ricostruisce, soprattutto chi non è più di età giovanissima, lo fa, come diceva qualcuno, diceva l'architetto, in previsione dei figli, dei nipoti e così via. Quindi stasera ci voleva qualcuno che dicesse, no, guardate, l'ingegner Ruggeri, benissimo, però si sbaglia. Questa cosa è resa più grave dal fatto che il famoso incontro del 26 marzo con Letta si chiuse con un accordo, che era, proprio perché questa struttura commissariale, non me ne voglio, questa, credete anche l'imbarazzo per me di parlare non avendo poi la controparte, cioè io sono abituato e mi piace parlare, se devo parlare devo contestare lei, mi fa piacere che lei sia qui, contestare una persona non c'è, non è cortese, però io sono costretto a farlo in questo momento, non per colpa mia. Ma la riunione del 26 di marzo con Letta si chiuse con un accordo, poiché a questo punto questo commissariamento, guardate, comincia a diventare un po' un tacco, no? Che ci sta schiacciando, ma non per
per i provvedimenti che prende, ma per la mancanza che noi abbiamo di possibilità di confrontarci e capire, perché qui sta diventando una cosa dalla quale lo stesso sindaco, scusate, è fuori, perché non riesco io a capire molti aspetti tecnici, perché io faccio, come noto, un altro mestiere. Allora, che cosa si disse? Si disse, benissimo, d'ora in poi il tavolo che era stato aperto a gennaio e che stava andando male con Cecchetti sarebbe diventato il tavolo del confronto su tutte le cose. E garante di questo accordo, perché la cosa a Roma si è capito che qui si sta andando contro un muro, se già non si è andato contro un muro, solo all'Aquila non ci se ne accorge, solo gli aquilani ancora noi non ci accorgiamo, e i testimoni e coloro che raccontano la nostra vita di ogni giorno quando si accorgono che siamo andati contro un muro. Il governo non ha capito, perché vi pare possibile, se no, che c'è un sottosegretario che mentre c'è la guerra in Libia, mentre succede quello che succede, tutti i giovedì mattina viene qui? Ma abbiamo capito che cosa sta succedendo qui? Il governo l'ha capito, e il governo dice, io mi faccio garante del casino che c'è, che è difficile sciogliere, e vengo, e ogni decisione si matura su quel tavolo, d'accordo? E succede una cosa: il 28 di aprile i famosi punti, che a noi ci si mise a credere che il 29 di marzo erano stati risolti, si dovevano discutere in modo più o meno formale. È successa una cosa molto grave, che questa mattina, che c'è stato un altro incontro con Letta, Cecchetti, Chiodi e il sottoscritto, io ho sottolineato, ho avuto un attimo intenzione con Chiodi, succede questo: il 28 mattina viene Letta, l'avete letto sui giornali, no? E si doveva parlare di questi punti in risposta alle cose dette dai ragionieri. Chi di voi ha i messaggini della SG? Il 27 pomeriggio, io ho ancora il messaggino conservato, la SG e Chiodi dicono, approvati i punti. Cioè, con questo che cosa dice Chiodi? E stamattina me l'ha ribadito. Io sono il commissario, Fontana è la struttura tecnica di missione, io decido, non il tavolo di Letta. Avete capito che è successo? E questa mattina è uscita fuori questa cosa. Allora lasciatemi mettere in fila un po' di cose. Uno, il tavolo che avevamo stabilito di fare con Letta, garante dei rapporti fra questa comunità occupata come Kabul, come lo sarà fra poco Tripoli, come lo sono altri paesi nella storia, questa occupazione trovava un garante a modo di ONU, Letta. Quel tavolo è stato in questo momento delegittimato, il 27, poi farò vedere, magari inquadrerà la professoressa il messaggino che consente. Questa sera non viene nessuno a dare una risposta. Quando io questa mattina ho detto, ma siete sicuri che in questo momento la ragione sta tutta da parte vostra, e come sembra ci siano atti anche di scarsa, tra virgolette, etica da parte di qualche progettista o di qualche impresa, siete sicuri che c'è un punto di caduta? Perché io non me ne vogliate, né voi, né costruttori, né Fontana, ancora. Lei lo diceva perfettamente, fateci capire, confrontatevi davanti a noi, ma non solo a noi rappresentanti, io ho una certa responsabilità, perché poi chi firma sono io, firma lui e sono i miei dirigenti, ma anche perché la gente deve capire se è vero quello che ha detto l'ingegnere Ruggeri, che le nostre case saranno meno sicure, oppure possiamo dimostrare che è una valutazione che sbagliano loro e che ha ragione Fontana. Noi abbiamo il diritto di saperlo a questo punto, è vero o non è vero? E questo è, io non sto indicando con nessuno, io non cerco risse, io voglio stabilire un principio di una semplicità estrema. Fateci capire, perché in questo momento sta succedendo allora che se loro non vengono qui, se in questo momento il tavolo che il governo ha detto, faccio il tavolo, vengo domani Letta, sarà nuovamente qui alle 9:30. Aspetta, vabbè. Scusate, facevano l'assemblea, ci sono i vari livelli. Qui viene il governo, il numero 2, forse il vero numero 1 del governo, viene qui ancora per parlare di alcune cose, e come si tocca le cose della ricostruzione, il giorno prima Chiodi, che non stava in Italia, era fuori, manda un messaggio dicendo ho approvato e ho firmato.
Questa mattina ho detto, ma scusa, è mancato di rispetto anche al dottor Letta, ho detto, il commissario sono io. Gli ho detto, se è così, è vero che il commissario è lui, comincia a diventare un problema se il sistema è questo. Dopodiché, perché sta succedendo questo? Le BLC non fulla la protezione civile. C'è la protezione civile, io devo dire, la protezione civile, abbiamo avuto scontri anche forti, no? Insomma, in alcuni momenti, no? Nel periodo del G8 fu il momento peggiore dello scontro. Io mi sono parlato per 15 giorni con qualcuno, si parlava attraverso interposte persone, come il film ridicolo, cioè, moglie e marito parlano attraverso il film. Però un rispetto istituzionale c'era. La possibilità di sedersi a un tavolo c'era. E proprio con voi noi abbiamo sistemato, ve lo ricordate, le BLC. Le BLC sono state ricostruite con un risparmio addirittura di 128 milioni di euro. È il terremoto che a parità di danno, per ora, su quel tipo di danno, è costato di meno. Le abbiamo rifatte queste case. Ma com'è che quello siamo riusciti a farlo e questo no? Allora perché? Io spero che stasera valga per tutti, che quindi la ricostruzione pesante è bloccata da febbraio dell'anno scorso. Su questo ormai siamo tutti d'accordo? Oh, allora, quindi un minimo di ragione forse la teniamo. Non è un problema i piani di ricostruzione, perché i piani di ricostruzione alla periferia non servono. E la scorsa settimana noi sono entrati 20 progetti, 20 richieste di finanziamento, 20, non sono neanche due condomini in una settimana, chiaro? Quindi un problema ci deve essere, perché c'è questo problema? Lo stesso vale per il centro storico, Santa Maria di Farfa, la Villa e così. Qual è il problema? Il più facile è che si voglia rallentare, cioè più si segna il passo e più i soldi stanno fermi, chiaro? Attenzione, perché il problema è che i soldi ci siano per quest'anno, sarebbero previsti i soldi, ci sono un miliardo e sei più quelli della Cassa di Cose e Prestiti, i soldi ci stanno, però stanno arrivando col contagoccio, vero? Non possiamo pagare, abbiamo dovuto per pagare il cassa anticipare noi, per chiudere alcuni edifici pubblici, stanno arrivando col contagoccio perché è come se io tenessi dei soldi sul mio conto corrente e a lei dovendo ridare li do col contagoccio. E lo stesso vale per i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo scoperto adesso che dovrebbero essere pagati quei soldi della lotteria, chi ha visto l'altro giorno. Prima lettura, stamattina l'ho detto al dottor Letta, al quale non ci voglio credere, non credo che sia questo. La seconda lettura, guardate, parecchi mi dicono che è una sciocchezza. Io ne sono convinto, perché l'ho vissuta, ed è la cosa che diceva Paolo De Santis. E io ve la lascio qui a futura memoria. E questo ci serve per capire che dobbiamo capire come uscire. Guardate, io sono convinto, per la battaglia fatta, che il ragionamento che la città sarebbe stata ricostruita da altri, dividendo in spicchi, e l'esempio di questo era un progetto pilota, che era talmente progetto pilota, che si è fermato. Come una Ferrari al primo pit-stop, perché era tanto pilota che noi ci saremmo aspettati, avendo firmato dopo il 4 di aprile, di tenere già tutto qui, persino il cuoco che fa gli spaghetti agli operai che staccano a mezzogiorno. C'è qualcosa? Abbiamo visto qualcosa di quel progetto pilota? Mi riferisco alla prefettura. Qualcuno di voi ha visto il progetto? Ha visto il finanziamento arrivato presentato a Fintech nella riduzione del CNS? Ci è arrivato niente? No. Allora, io sono convinto di una cosa, che di sto passo diventerà il discorso che gli aquilani non riescono a ricostruirsi. Sta passando il discorso di disonestà, mi si dice di registrazioni ambientali che parlano di cose, ho detto andavo alla Procura della Repubblica, ti ci porto io, andiamo insieme. Mi si dice che non siamo all'altezza, che i cittadini non sono capaci, eccetera, eccetera. Io credo che noi abbiamo delle difficoltà, tant'è vero che al Comune hanno detto fermatevi, basta, state esagerando. Allora, e la faccio breve, mi devi perdonare. Allora, io sospetto
che tira, a un certo punto, soprattutto per le cose più difficili, lo diceva prima la battuta faceva da lì, qualcuno riega, e beh, a un certo punto ci vuole il provveditorato, ci vuole un intervento pubblico, eccetera, e riuscirà il discorso che qualcuno costruisce al posto nostro, perché altrimenti non vi spiego per quale motivo il Comune dell'Aquila non possa, noi che firmiamo gli atti di Reluis e Cinease, non possa farsi la convenzione come prevede un'ordinanza. Su questo più scrive lettere e meno ci sono risposte. Queste sono le grandi questioni. Fatemi aggiungere un'ultima cosa che stamattina ho posto all'attenzione. Io veramente, non figuratevi se anche per quello che ho fatto politicamente prima di fare il sindaco posso mettermi a fare campanilismo a danni di altri territori. Però voi tutti sapete che il TAR sta inserendo nell'ambito delle cratere numerosi altri comuni. Uno di questi è il comune di Sulmona e se aggiungono altri. Questa cosa era ignorata nel numero da parte del governo e ho visto anche da parte di qualcun altro. Questa cosa pone un problema. State attenti. In questo momento tutta l'impalcatura commissariale, tutti i provvedimenti presi, eccetera, eccetera, erano fatti e tarati sulla vicenda dei 49 comuni. Per cui noi possiamo testimoniare addirittura che ci sono dei provvedimenti che a noi preoccupano perché sono sin troppo generosi per alcuni comuni. Io dico che spesso per comprare il consenso, cioè se tu vuoi farti voler bene dai figli, gli regali più caramelle, no? Questo è il modo iniziale. E si spendeva un po'. La domanda che io ho posto questa mattina, ed è una riflessione che dobbiamo fare se siamo una classe di gente seria, oggi che sono entrati altri 20 comuni e potrebbero entrarne degli altri, e state attenti, la sentenza del TAR va letta, non dice no, devono entrare perché hanno dei danni, dice un'altra cosa, dice la decisione della protezione civile non è valida perché non è giustamente motivata, perché quel comune sia quello no, perché fu fatto di corsa, come scheda, adesso siamo attenti, bisogna Giovanni rivedere tutto. Bisogna rivedere tutto, perché diventa impensabile che ci siano comuni che, ringraziando il Dio, dopo il terremoto, hanno preso gli aquilani raddoppiando la popolazione. È vero o no? È vero o no che noi abbiamo avuto comuni vicino a noi che, per fortuna, hanno preso gli aquilani nelle case? È vero. E loro stanno nella condizione nostra? Noi ci abbiamo la città distrutta, sì o no? Ci abbiamo la gente ancora agli alberghi, sì o no? E allora, questa è una discussione in cui non vorrei, vedo qui dei giornalisti che sembra eccellente, fa un discorso tipo campanilistico, giustino, ma cambia a questo punto l'approccio, probabilmente si dovrà dire